Quindi la produzione è stata limitata, nel senso che abbiamo fatto poche bottiglie dei nostri vini più importanti, però una bella produzione del Barco Reale, che invece è la DOC, è il vino giovane, come dire il fratello giovane del Villa di Capezzana. Quindi la produzione appunto di Villa di Capezzana rispetto alle 70-80 mila bottiglie normali è stata soltanto di 14 mila bottiglie. Ho scelto questo vino perché volevo presentarvi il nostro progetto 10 anni. Non so se avete fatto caso all'etichetta, ma c'è una fascetta sulla sinistra dove c'è scritto 10 anni. Infatti mia zia Beatrice ha avuto l'idea nel 2006 di mettere da parte 3.000 bottiglie all'anno di Villa di Capezzana per rimetterle poi sul mercato a 10 anni della vendemmia, per far vedere proprio la potenzialità di invecchiamento del Carmignano. È un modo per poter parlare anche di Carmignano, che è una zona di produzione così piccola, ma veramente anche per far vedere come questo vino invecchia bene. Quindi nel 2024 noi vendiamo un vino che è rimasto in cantina nostra per 10 anni, insieme alla 2020, che è l'annata attuale. E lo 2014, in realtà, quello che noi abbiamo fatto, anche se piccola produzione, ha una grande qualità, cioè si è deciso di farne poco, ma di fare comunque un bel prodotto. Quindi diciamo che è in commercio insieme al 2020, questo 2014. E anche questo, appunto, quando si parla di lungimiranza, ecco, il fatto di per noi ristoratori il problema dello spazio è grande, cioè il fatto che non sappiamo le bottiglie dove archiviarle, ci piacerebbe, ma spesso e volentieri manca proprio lo spazio. Quindi quando possiamo attingere alle cantine stesse è sempre un piacere. Insomma, oggi anche dal punto di vista, ieri per fortuna mia ero a pranzo da Picchioli, anche lì veramente spazio ce n'è, ma ogni tanto anche Giorgio deve fare un po' di spazio, altrimenti ce lo smetti di comprare, oppure quindi non c'è un limite finito al numero di bottiglie che si possono archiviare, anche purtroppo al numero di bottiglie che si possono bere. Quindi effettivamente dopo un po' si fa spazio, però metti caso, io mi è capitato di aprire altri ristoranti a parte qua, ecco, avere possibilità di metterci già beh, annate un po' mature è fondamentale per dare un po' di profondità alla carta. È ovvio, non sono vini che vanno via tutti i giorni, ma quando viene l'appassionato, soprattutto le annate un po' curiose come la 14, e uno ti chiede ma perché fra tutte le annate proprio la 14? Ecco, la 14 è un'altra di quelle annate che è molto interessante, un'annata considerata pochissimo. Piovosa di nuovo, è un'annata che non ha lasciato brutti ricordi, perlomeno non ha avuto una grande nomea. In realtà, se si va a assaggiare la 14, è veramente forse l'ultima annata fresca, che anche la 18 sia stata fresca, ma non come la 14. La 14 è stata veramente l'ultima annata con un clima forse anni 90, e quindi chi ha saputo sfruttarla ha fatto dei vini di una grande eleganza, così come questa 14, sentite che ha per certi versi un frutto ancora più esile della 2005, no? Accanto alla 2005 fa strano perché sembra quasi più fruttata, più ricca, più piena la 5 rispetto a questa 14, che è stata proprio giocata sull'estrazione molto delicata, su un frutto terzo, fine, magari più sul melograno, lampone, sempre frutta rossa, un pochino confettura, la spezzatura e la nota balsamica sono sempre presenti, il timo, la mentuccia, un'idea di rabarbaro, la noce di cola, le note tostature appena accennate, comunque un vino di una bella eleganza e che anche bevuto adesso, a distanza appunto di 10 anni dalla vendemmia, è il vino probabilmente che accontenta un po' tutti, sia gli appassionati di un po' di evoluzione, ma anche a tavola, no? Spesso succede che chi ama le bottiglie scadute, si dice fra appassionati, non beve niente prima degli anni 90, però poi chiaramente a tavola deve anche accontentare chi magari certi vini proprio non gli piacciono. Ecco, questo vino secondo me accontenta sia anche servito alla cieca. E anche questo di nuovo è difficile posizionarlo in qualche decennio e accontenta sia gli amanti dell'evoluzione, ma chi invece nel vino ci può sentire ancora un bellissimo frutto. In bocca sentite rispetto al 2005, magari il frutto è più disteso e più fine, ma il tannino, la prontezza e l'acidità sono maggiori. Questo proprio ci fanno sentire la maggiore gioventù di questo
di questo vino. Ancora una volta una bellissima annata, nelle annate fresche vedete che Avezzana ha un equilibrio speciale, quindi adesso a maggior ragione andiamo a assaggiare la sua annata invece considerata calda. Sì, si passa.